detto che la tua prima notte non sarebbe stata un problema. Sei un naturale. Ormai sono sicuro che hai notato i modelli più vecchi di tutti nello scantinato. Quelli sono dalla posizione precedente. Mi sono solo le parti ora. All'inizio l'idea è di riparati e persino hanno iniziato a irritarli con alcune delle nuove tecnologie, ma erano così brutti, sai? L'odore. Quindi la compagnia ha deciso di andare in una direzione completamente nuova e renderli super adatti ai bambini. Quelli più grandi non dovrebbero essere in grado di camminare. Ci sono due Bonnie, due Freddy e due Foxy. Oh, aspetta, oh sì, Foxy. Ehi, ascolta, quello era sempre un po' nervoso. Non so di cosa che la torcia non sopporterebbe su Foxy. Se per qualche ragione si è divertito durante la notte e lo vedi in fondo là, basta accenderlo di tanto in tanto. Quei modelli più vecchi sarebbero sempre disorientati da luci brillanti, provocherebbe un riavvio del sistema o qualcosa del genere. Vieni a pensarci, potresti volerlo provare in qualsiasi istante, dove potrebbe essere qualcosa di indesiderabile. Potrebbe stare lì su quel posto per alcuni secondi. Potrebbe essere anche in alcuni dei modelli più recenti. Ad ogni modo, sono sicura che non sarà un problema. Buonanotte e parlaci domani. O dopodomani. O dopodomani. Allora, aspetta. Hey, boys. Quelle scatole piene di spuntoni di ferro? Ah, scusa, credevo che fossi tecnico. Lionheart Corp ci ha messo decadi per creare questi animatronics. Infatti, Freddy Fazbear Pizza di quest'anno è nato inizialmente come magazzino per animatronics trovati per strada. Poi, 12 anni dopo, è diventato una pizzeria. Questa parte sottoterra è un ricordo di questa fabbrica. Uno degli animatronics tenterà di sui sistemi di ventilazione per raggiungerti. Se senti dei rumori provenienti dalle prese d'aria, trova la videocamera su cui è acceso l'animatronic e quindi chiami il telefono della stanza per spaventarlo dallo sfiato. Ok, vado a dire al tecnico se ha ricevuto quelle scatole piene di spuntoni di ferro. Thank you.
Ah, i miei spuntori di ferro!